Mattia, torno in Serie C dopo essere stata una vita a Bassano e dopo un'annata un po' così così con il Pescara. La vedi Teramo come un'occasione di rilancio per te? Sì, l'anno scorso purtroppo con i problemi fisici che ho avuto non ho avuto modo di mettermi in mostra in Serie B, però Teramo è stata un'occasione che mi si è presentata e che ho colto al volo per cercare di dare continuità e rimettermi in gioco, insomma. Quali sono state le tue prime impressioni della squadra che hai conosciuto in questi giorni? No, ottime, sicuro. Io ho parlato anche con qualche mio compagno che c'è stato qua e mi parlavano di un gruppo solido e ce ne si accorge subito dai primi allenamenti. Quindi ci sono le basi per fare bene, sicuramente abbiamo ancora 2 settimane per lavorare in vista del campionato e ci aiuteranno per conoscerci. Sei venuto per fare il playmaker o la mezzala? No, sono venuto per mettermi a disposizione del mister, dove ci sarà bisogno, dove vorrà impiegarmi, cercherò di dare sicuramente il meglio. Ma quante volte nella tua vita hai fatto la mezzala? Scusa la domanda. Il mister quando l'ho avuto faceva la mezzala, ero un po' più giovane e mi è capitato, insomma, all'inizio facevo la mezzala, poi col tempo mi hanno un po' spostato, però è un ruolo che posso ricoprire ovviamente con le mie caratteristiche, però lo posso fare. E come stai adesso? Come sono le tue condizioni fisiche? No, bene, durante tutto il ritiro mi sono allenato, non ho saltato neanche un allenamento, mi sono preparato bene, quindi... Hai giocato anche in Coppa Italia, giusto? In Coppa Italia sì, ho giocato, quindi sto bene. E sei arrivato, con quale obiettivo ti hanno detto, insomma, lotterà il Teramo? Ovviamente immagino per una salvezza tranquilla in primis. Ma quello penso sia l'obiettivo base di tutte le squadre, poi non sono uno che si pone obiettivi minimi, quindi si cercherà sempre di ottenere il meglio e secondo me con questo gruppo non dobbiamo porci limiti. Chi conoscevi già oltre Ventola della squadra che hai trovato? Di Renzo, che comunque è di Torino, poi comunque Bacio Terracino, cioè, gente con cui ho giocato contro, da avversari, ma comunque che conoscevo. È vero che ti ha voluto fortemente Zighella? Sì, io col mister ci avevo già parlato quest'estate che ci poteva essere questa possibilità, lo conosco, è un allenatore a cui piace molto lavorare e quindi ci sono i presupposti per far bene.